Avete mai pensato perché venite istruiti? Perché imparate la storia, la matematica, la geografia o altre materie? Avete mai pensato perché frequentate scuole o collegi? Non è importantissimo scoprire perché venite imbottiti di informazioni, di nozioni? Che cos'è tutta questa cosiddetta educazione? I vostri genitori vi mandano a scuola forse perché anch'essi hanno passato determinati esami e conseguito diplomi di vario tipo. Vi siete mai chiesti perché siete qui a scuola? E vi hanno chiesto i vostri insegnanti perché siete andati lì? Gli insegnanti sanno perché loro sono lì? Non dovreste cercare di scoprire il perché di tutto questo? La fatica di studiare, di passare gli esami, di vivere in un determinato posto lontano da casa vostra senza esserne spaventati, lo sforzo di riuscire nei giochi all'aperto e così via? Non dovrebbero i vostri insegnanti aiutarvi a indagare in tutta questa questione e non limitarsi a prepararvi a superare gli esami? I ragazzi superano gli esami perché sanno che dovranno trovare un impiego, dovranno guadagnarsi da vivere. E le ragazze, perché superano gli esami? Per diventare istruite e così trovare un marito migliore. Ecco. Era l'inizio di un capitolo dell'opera di Krishnamurti Di fronte alla vita. Veramente si può pretendere, come si pretende in Italia, che per decreti, ingiunzioni, atti amministrativi si stabilisca quello che gli studenti devono imparare e come lo devono imparare per normalizzare l'apparato didattico nel paese e che questo migliori il livello della cittadinanza? E io credo che no, che il fracasso delle scuole italiane sia sotto gli occhi di tutti, anche perché da una parte c'è la precarizzazione selvaggia dei professori, degli istruttori, dei docenti, dei maestri, e dall'altra c'è la realtà che molti maestri, precari o no, sostituti o no, debbano gestire classi con più di 50 alunni, quando per seguirli individualmente non dovrebbero le classi superare i 20 alunni, per poterli motivare a tutti. Ecco, riflettiamo su questo, sul perché chiudono intere scuole in molti comuni, perché dicono che non c'è un minimo di iscrizione, quando non è vero. A classe dovrebbero esserci 10-20 alunni. E poi creano delle mazzi scuole con centinaia di alunni a livello, 30-40 a classe. Perché? Perché vogliono sempre di più massificare la società. Una società sempre più massificata è una società del consumo, con gente istruita, capacitata, però con poca iniziativa, con poco spirito creativo. Perché quella è la differenza fra una società delle masse
è una società normale, di equilibri normali fra le persone, di persone equilibrate. Una società massiva, di masse, di persone di massa, è composta da individui che non hanno un criterio proprio, mentre invece una società normale, che non è massificata, è composta da individui che hanno un criterio selettivo e critico proprio. Se vuoi dominare il popolo, lo devi massificare, togliendogli il proprio soggettivismo, la propria prospettiva soggettiva. E quindi purtroppo la precarizzazione della scuola e i tagli all'istruzione, anche universitaria, fanno parte di una politica molto ben mirata, che non ha nulla a che vedere con le ristrettezze economiche, o con Renzi adesso, con Tremonti, con Monti, con Berlusconi, con Prodi. È da decenni che precarizzano la scuola e che fanno dei tagli sostanziali nel settore dell'educazione, perché si va incontro a una società sempre più industrializzata, sempre più commercializzata, sempre più massificata, e quindi anche nelle coscienze sempre più cosificata. E se vogliamo manipolare la coscienza della gente, dobbiamo massificare i suoi gusti, la sua mentalità, la sua idiosincrasia. In Italia è un processo molto più lento e difficile da portare a termine, perché abbiamo molte differenze culturali, territoriali, di dialetti, di idiomi, di usi e costumi. Siamo una società, quella italiana, che si è stratificata nel corso di millenni. Quindi abbiamo molte tradizioni che non vogliono morire, non si vogliono estinguere. Quindi è difficile appiattire la mentalità del popolo italiano. Anche se ci stanno riuscendo benissimo, primo distruggendo l'educazione che si era arrivata a articolare in tutto il territorio italiano in forma differenziata, l'istruzione pubblica. E poi con gli immigranti che vengono molte volte senza avere un'istruzione, perché vengono i più poveri dai rispettivi paesi, e quindi c'è una massificazione sempre più impressionante. I politici vogliono massificare la nostra mentalità, e la RAI è un esempio di questo. Ci bombardano il cervello dicendo: adesso è più conveniente pagare il canone, perché costa solo 100 euro e va direttamente nella bolletta elettrica. Adesso, se uno non ha la tele, pagherà per la tele, per la RAI, ugualmente. Prima almeno dovevi dimostrare di non avere la tele per non pagare. Adesso, che c'hai la tele o no, è una tassa fissa. E quindi ti conviene pagare. Non so perché. Perché se io non guardo la tele, adesso pagherò nella bolletta elettrica. Per non pagare la RAI magari dovrò rinunciare a avere l'allaccio elettrico, che poi come servizio pubblico già c'ha delle pesanti sovvenzioni dallo Stato. Perché far pagare il canone? La privatizzassero, allora sarebbe tutto a posto. Però è una forma per farvi capire come con i media ci lavano il cervello, ci fanno credere cose che non sono vere, che adesso ci conviene di più pagare il canone. Quando mai è convenuto pagare il canone? Mai. Però adesso che ce l'abbiamo nella bolletta elettrica, conviene.
a chi conviene? A loro. Lo hanno ridotto nel prezzo. Però ripeto, se tu non hai la tele, adesso con l'allaccio elettrico paghi lo stesso. Dov'è la convenienza? Che io conosco molte persone che la tele non la guardano o addirittura non ce l'hanno. Adesso con questo direttamente pagheranno il canone anche senza avere la tele. Quindi bella soddisfazione. Io sempre che trasmettevo mi domandavo: il mio pubblico che fa? Qua sono le 18:39. Beh, dopo tanto tempo ho voluto fare questo programma.